Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di Apocalisse. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, il nostro Re e Redentore, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. E nel nome dello Spirito Santo, Ruach Kodesh, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, che vuol dire Israele, a coloro che stanno affaticando facendo sì che questo messaggio, che è la verità, possa arrivare ai quattro angoli della terra, e anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. E prima di iniziare, consiglio sempre di andare a vedere le lezioni precedenti che ho fatto riguardo i libri di Apocalisse. Ho anche creato una playlist sulla pagina con il titolo libro di Apocalisse Rivelazione spiegato. Ok, lì ho fatto, diciamo, dal capitolo 5 o 6, se non sbaglio, ok, fino a 19. Oggi faremo il capitolo 20. E non ho fatto i primi capitoli, che è 1, 2, 3, 4 e 5, non mi ricordo adesso se ho fatto 5, perché sono facili da capire. Poi se Yahweh Bahashem, Yahweh Shai vuole, li ritoccheremo appena finisco con queste serie. Allora, iniziamo a leggere. Questo libro, prima di tutto, è uno tra i più difficili da capire del libro di Apocalisse, capitolo 20. Ok, ci vuole lo spirito e dovete capire come la sequenza delle visioni, perché questo libro è stato scritto da Giovanni sull'isola del Patmo, dove è stato mandato in esilio, ok? Perché a quell'epoca venivano arrestati coloro che predicavano questa verità, che non è niente, non ha nulla a che fare con il cristianesimo e tutto il resto. Quelli sono la verità, bugia, anzi, non ha nulla a che fare con la verità. Questa verità parla dei poteri, dei passati, ok? Questa verità spezza i segreti che coloro che comandano regni tengono preziosi. Ecco perché questa gente o li uccidevano o li mandavano in esilio. E nel caso di Giovanni è stato l'unico che non è stato ucciso, e il padre Yahweh Bahashem Yahweh Shai l'ha voluto così. Così poteva portare queste visioni qui. E c'è una cronologia con queste visioni. Bisogna avere lo spirito per capirle. Perciò spesso lui passava da un tempo, da un periodo, a tutto un altro periodo. Parlava del passato e dal passato andava in futuro. Parlava del futuro e poi tornava nel passato. Perciò non è una cronologia diretta. Grazie a Padre Yahweh Bahashem Yahweh Shai, che attraverso i suoi apostoli, che sono gli anziani apostoli della Great Millstone GMS, ok, sono stati rivelati la verità come spiegare questi libri. E noi abbiamo imparato da loro, ok? Inizio. Libro di Apocalisse, capitolo 20, versetto 1 dice: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, ok? Qui si sta parlando, l'angelo si sta parlando di Yahweh Shai, ok? Yahweh Shai
aveva questa catena in mano, una catena, diciamo, una catena spirituale, ok? Per legare. E state attenti qui, versetto 2 dice: ed egli afferrò il dragone. Ok, sappiamo che il dragone rappresenta gli antichi romani, gli edomiti, ok? E guardate qui, il serpente antico, ok? Qual è il serpente antico? Il serpente antico è il serpente che ha ingannato Eva nel giardino di Eden. E perciò non sta parlando di un serpente, sta parlando proprio di una razza di gente, un popolo, ok? Perciò questo serpente antico è sempre quel serpente che ha ingannato Eva nel giardino di Eden, ok? E questo si sta parlando degli Edomiti, la stirpe malvagia, ok? Che è il diavolo. E come sapete, vi ho fatto vedere in altre lezioni che il diavolo, c'è il diavolo spirituale e il diavolo fisico, ok? Andiamo a vedere qui la parola radice di diavolo. E vedete. Anzi, guardiamo prima il serpente, vediamo cosa dice. Dice che il serpente è ophis, ok? Vedete, con gli antichi il serpente era un emblema di astuzia e saggezza. Il serpente che ingannò Eva era considerato dagli ebrei come il diavolo, ok? Perciò sapete che è il diavolo. Ora andiamo a vedere chi è il diavolo, ok? Perciò il serpente rappresentava saggezza e astuzia. Perciò era una delle caratteristiche di questo diavolo qui, era uno astuto. Andiamo ora a vedere il diavolo, che viene dalla parola diabolos, ok? E vedete qui, metafora applicata a un uomo che, opponendosi alla causa di Dio, si può dire che agisca da parte del diavolo o che si schieri con lui. Calunniatore, falso accusatore, calunniatore, ok? Perciò vedete, applica a un uomo. Perciò dovete venire fuori da queste filosofie delle chiese che vi dicono che il diavolo ha due corna e bla 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 bla. No, sta parlando di un uomo. Ok, e questi uomini è la stirpe malvagia, i figli di Esaù, ok? Ne ho fatto molti video riguardo questo, ok? Che lo spirito che lui, anzi, non andiamo a toccare, forse farò un altro video riguardo chi è proprio lui, ma dunque c'è una playlist che ho fatto riguardo chi sono i malvagi e lì potete anche capire bene. Ho fatto video profondi, ok? E dovete capire che sono gli antichi romani, iniziato dall'era di Alessandro Magno. Alessandro Magno era una stirpe malvagia, ok? I così chiamati Caucasi, i così chiamato uomo bianco, è lui che è il diavolo, ok? Ora torniamo alla lettura. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, ok? Questo non sta parlando dell'altro, anzi, andiamo a prendere il libro di Apocalisse. E come vedete qui, libro di Apocalisse, capitolo 13, inizio da 2. E la bestia che vedi era un leopardo che rappresenta
Alessandro Magno. I suoi piedi erano come i piedi di un osso, e la sua, questo rappresenta Russia, che sono tutti della stessa stirpe, ok? E la sua bocca come la bocca di un leone. Leone perché aveva i denti feroci, che rappresenta i suoi armi, ok? L'uomo bianco, così chiamato l'uomo bianco, è conosciuto per le sue armi, ok? E il dragone che diede il suo potere, il suo trono e grande autorità. Il dragone è il sistema, ok? Il sistema degli antichi romani, ok? E vidi una delle sue teste come se fosse stata ferita a morte, e la sua ferita mortale fu guarita. E questo qui, vedete, sta parlando proprio di questo che vedete qui, ok? Sta parlando del momento che è stato legato. Quel momento che è stato legato è il momento che ha avuto la ferita, ok? Andiamo a vedere, a andare avanti, poi vi do altri indizi. Ok, versetto 3 dice: lo gettò nell'abisso che chiuse e sul gelo sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Ok, quella ferita che abbiamo appena letto dall'Apocalisse capitolo 13 è quello che si sta parlando qui, ok? È il momento di cui gli antichi romani hanno perso il potere in mano dei figli di Yasharala, ok? A quell'epoca erano chiamati i conosciuti Mori, ok? La storia, sapete che è stato tutto girato, dicono che sono arabi, se ne dicono, ma la parola Moro vuol dire scuro, ok? E sappiamo dagli artefatti, da risorse giuste, che i Mori, così chiamati negri, avevano dominato Europa per più di 1000 anni. Infatti, vedete, dice per 1000 anni. Se noi andiamo in Wikipedia, c'è un periodo che si chiama periodo bizantino, ok? E l'ho lasciato in inglese per farvi vedere qualcosa qui, perché mettendo in italiano la storia cambia. E questo è l'inganno che fanno sempre, cercano di nascondere la verità, e ci vuole lo spirito proprio per capire questa verità. E qui vedete, si dice che è stato, vedete, 1000 years, 1000 anni, ok? Vedete, questo periodo è durato 1000 anni, ok? Poi se lo mettiamo in italiano, questo fatto di 1000 anni sparisce, ok? Dunque ci hanno dato una data più o meno, e se voi fate il calcolo, vi dà 1050 più o meno, ok? Perciò sono ai circa 1000 anni. E questo è un periodo. Che cosa significa la parola bizantino? La parola bizantino vuol dire retromarcia, diciamo. Vuol dire retromarcia. E hanno dato un altro nome a questo bizantino, che è tempo del Medioevo, ok? Tempo dell'oscurità, in inglese Dark Ages, ok? E che cosa era scuro di questo tempo? Perché i così chiamati romani avevano perso il potere. Ne ho fatto altri video, altre lezioni riguardo questo fatto qui, e per non tenere i video troppo lunghi non voglio spiegare le stesse cose. Basta andare a vedere chi sono i veri figli di Israele, ok? E andiamo avanti. Spero che ho fatto chiarezza lì, ok? Doveva essere sciolto di nuovo, ok? Per un po' di tempo. E infatti questo posto che vedete, l'abisso rappresenta Europa, ok? Perché Europa si conosce come abisso? Perché in inglese si dice bottomless pit. Anzi, andiamo a vedere che cosa ci dice la radice.
eravamo qui. Torniamo dietro. Perché qui bisogna avere lo spirito anche per usarlo, perché hanno cambiato. Ho cambiato tante cose qui. La squadra dei calunniatori che hanno voluto cambiare la verità, hanno tentato. Andiamo in versetto, perdonatemi. Allora, vedete qui dice: con la chiave del pozzo senza fondo e una grande catena in mano. Il pozzo senza fondo è l'abisso. Senza fondo perché è una terra priva di risorse, ok? Bisogna avere lo spirito per capire questo. Europa è una terra priva di risorse, non è come le altre terre. Non è come America, non è come la terra di così chiamato Africa, come Asia, che hanno delle risorse preziose sottoterra. Europa è proprio priva di queste risorse, ecco perché si chiamava un pozzo senza fondo. Ora andiamo e vediamo cosa dice. Del pozzo, del fondo pozzo, vediamo. Viene dalla parola abusos, ecco, da lì viene abisso, ok? Vedete, non sta parlando proprio di inferno come la gente crede, perché è tutto mitologia greca, senza fondo, illimitato, l'abisso, fossa, ok? L'incommensurabile profondità di Orcus. Vedete, devono sempre aggiungere qualcosa riguardo devono aggiungere sempre mitologia greca. Hanno dovuto aggiungere questo C di Orcus, ma non ha nulla a che fare con Orcus. Questa è mitologia greca, ok? Pozzo frondo. Ok, vediamo se... Vedete, vuol dire incommensurabile profondità, quindi del mare profondo. Devono aggiungere sempre di questo di Orcus, che ha a che fare con la mitologia greca, che noi non dobbiamo riferire a quello, sappiamo che è mitologia. Dunque, come dicevo prima, ci vuole lo spirito per usare la blue letter. Dunque, la spiegazione è: si chiama l'abisso perché è una terra senza fondo, senza cose preziose, senza nessun minerale, senza risorse. Ok? Ora andiamo avanti. Eravamo a 4. Poi vidi dei troni. Infatti dovete capire che qui, per capire meglio questo libro di Apocalisse, letto il versetto, questo capitolo 20, vedete che fino al versetto 3 sta parlando di un tempo, sta parlando di tempo di Medioevo, ok? E il 4, dal 4 versetto, va nel futuro, ok? Nella fine. Dunque, se per capirlo ancora più profondo, dal versetto 3 bisogna trasferirsi subito al versetto 7 e poi tornare in versetto 4, e vi faccio vedere come si fa. Abbiamo letto fino al versetto 3, che versetto 3 dice: lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non succedesse più le nazioni. Anzi, prendiamo. E lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni, affinché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Perché cosa fa? Seduce, menzogne. Infatti è quello che stiamo vivendo adesso. Si vede che è tornato in potere. Ecco,
le menzogne sono le cose più semplici in questo regno, non c'è più neanche una verità. E questa è la vera verità. Letto versetto 3, andiamo in versetto 7. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, vedete, continua da dove si è fermato. Ecco perché in questo libro di Apocalisse ci vuole lo spirito forte per capirlo, se no niente, ok? Io lo leggo così per dare una capienza, poi torniamo al versetto 4, ok? Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione, che abbiamo visto in versetto 2 e 3 che è stato chiuso, ok? E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, ok? Anzi, prima voglio leggervi dei precetti. Andiamo a prendere il libro di Secondo Tesalonia. Capitolo 2. Non l'ho scritto bene. Secondo libro di Tesalonicesi, capitolo 2, versetto 9, dice: Anche lui, la cui venuta è dopo l'opera di Satana, con ogni potere, ogni segno e prodigio bugiardo, ok? E con ogni inganno di ingiustizia in coloro che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per poter essere salvati. Perciò, vedete, sta parlando di questo colui che viene con l'opera di Satana, perché sono una stirpe malvagia. Il loro vero Dio è Satana, è Satana, ok? E loro sono i diavoli, ok? E coloro che cadranno per le loro menzogne, i loro astuzi, sono coloro che non hanno l'amore del Padre. E qual è l'amore del Padre? Osservare i suoi comandamenti al meglio della propria capacità, ok? E come vedete, e con ogni inganno di ingiustizia in coloro che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità. E per questo motivo Yahweh manderà loro una forte delusione affinché credano a una menzogna. Infatti, la maggior parte del mondo crede alle menzogne, cristianesimo, islam e tutte le religioni che sono lì, ok? Nomi falsi, immagini falsi del Messia, ok? Che sua immagine è tutto diverso, non ha nulla a che fare con questo che ci hanno fatto vedere finora. Ma siamo tenuti a rendere sempre grazie a Yahweh per voi, fratelli amati da Yahweh, perché Yahweh fin dall'inizio vi ha scelti per la salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Okay? Perciò noi che abbiamo questa verità non è per merito di qualsiasi cosa, è perché il Padre ci ha scelto fin dall'inizio, ok? E vedete la parola chiave è qui in versetto 6, anche lui, anzi leggo da versetto 8, e allora sarà rivelato quel malvagio, ok? E allora sarà rivelato quel malvagio che il Signore divorerà con lo spirito della sua bocca e distruggerà con lo splendore della sua venuta. E questo è quello che la fine che farà questo malvagio. Vedete qui, il malvagio dice: anche lui, la cui venuta è dopo l'opera di Satana con ogni potere. Ora torniamo e vediamo se quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, ok?
Andiamo a prendervi un altro precetto e vedete, anche lui, la cui venuta è dopo l'opera di Satana, con ogni potere e segno di prodigo bugiardo e con ogni inganno e di ingiustizia. Ok? Prendiamo il libro di Apocalisse, capitolo 6, che ho fatto già la lezione riguardo questo e consiglio di andare a vedere. Prendiamo versetto 4, che dice: e un altro cavallo che era rosso uscì e fu dato il potere a colui che vi sedeva sopra di prendere la pace dalla terra e che si uccidessero a vicenda, e gli fu data una grande spada. Ok? Questo cavallo rosso rappresenta i caucasi, ok? Rappresenta i malvagi, il così chiamato l'uomo bianco, ok? Ed è quello che abbiamo visto prima, ok? Leggo un altro precetto dal libro di Salmi. Libro di Salmi, capitolo 137. E leggo versetto 7. Se non mi ricordo di te, la mia lingua si attacchi al palato, se non preferisco Gerusalemme al di sopra della mia gioia principale. Ok? Il versetto 7 dice: ricorda, o Eterno, i figliuoli di Edom, nel giorno di Gerusalemme che dette, rase esso, rase, anche alla fondazione della stessa. Ok? Sta parlando dei figli di Edom, i figli di Esau, la stirpe malvagia, che nel giorno di Gerusalemme loro facevano parte di coloro che hanno distrutto e dato una mano, e dicevano: rasatelo, distruggetelo, anche fino alla fondazione della stessa. Ok? Perciò qui sapete che si sta parlando della stirpe dei malvagi. Ok? E vedete qui, versetto 8, e dice, anzi torniamo, quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. E si sa che si sta parlando di una stirpe di persone, ok? E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Gog e Magog, come sapete oggi, sono i così chiamati russi, ok? Ma i veri Gog e Magog erano i figli di Yafet, ok? E i russi che sono lì oggi sono sempre una stirpe dei malvagi, sono sempre i figli di Esau. Hanno preso in possesso questa terra qui e hanno conquistato il popolo di Gog e Magog e hanno preso la loro terra, ok? E vedete, lui viene fuori e sedurrà tutte le quattro angoli della terra, Gog e Magog, e li radunerà per la battaglia che sarà la terza guerra mondiale, l'ultima battaglia contro il nostro Redentore, per radunarli alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E questo sta parlando dell'esercito nato, come avete visto. E per darvi un precetto di questo, andiamo a vedere il libro di Ezechiele. Libro di Ezechiele, capitolo 38, e versetto 2. Proviamo. Ok, come vedete, libro di Ezechiele 38, versetto 2 dice: figlio dell'uomo, metti la tua faccia contro Gog, il paese di Magog, il capo principe di Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. Ok? E di così dice il Signore Yahweh: ecco, io sono contro di te, o Gog, il principe capo di Meshech e Tubal. Ok? E io ti farò tornare indietro e metterò degli uncini nelle tue fauci e ti farò uscire, e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti con
tutti i tipi di armature, anche una grande compagnia con scudi e scudi tutti, maneggiando spade, ok? Persi, Etiopia e Libia con loro, tutti con scudo ed elmo, ok? Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarmah, dei quartieri settentrionali e tutte le sue schiere e molta gente con te, ok? Sì, preparato e preparati per te stesso, tu e tutta la tua compagnia che è radunata per te, e sì, di guardia a loro. E questo, come sapete, vi ho detto prima, sta parlando di Gog e Russia, ok? E tutti gli altri paesi che sono lì attorno, i paesi africani, Libia, Etiopia, infatti, i russi, se guardate il giornale, i russi hanno un accordo con l'Etiopia ultimamente per avere una base militare in scambio di armi, ok? E tutte queste profezie qui stanno succedendo oggi. Basta aprire gli occhi e andare a vedere questi giornali qui, soprattutto RT, ok? E vedete, se avete lo spirito per capire, vedete che tutte queste cose si stanno succedendo. Questo è il raduno dell'esercito finale che combatterà contro l'esercito del nostro Salvatore Yahawashai, che sarebbe la terza guerra mondiale, ok? Ora vediamo Ezechiele sempre, capitolo 30 e versetto, anzi leggiamo da 30, Ezechiele 39. Ok, Ezechiele capitolo 39 versetto 1 dice: perciò figliol dell'uomo, profetizza contro Gog e di così, così dice il Signore Yahweh: ecco, io sono contro di te, o Gog, principe capo di Meshech e Tubal, ok? E ti farò tornare indietro e lascerò che la stessa parte di te, e ti farò salire dalla parte settentrionale e ti condurrò sui monti di Israele, ok? E farò cadere il tuo arco dalla tua mano sinistra e farò cadere le tue frecce dalla tua mano destra. Sta parlando dei suoi missili, ok? Cadrai sui monti di Israele tu con tutte le tue schiere e il popolo che è con te. Io ti darò agli uccelli famelici di ogni specie e alle bestie selvatiche divorato, ok? E questo è la fine che succederà a tutti questi eserciti NATO, ok? Meshech e Tubal sta parlando di Turchia e tutti gli altri paesi attorno là, ok? Perciò vedete, la stessa profezia in capitolo 39 è sempre qui in 38 è sempre qui in 39, e sappiamo che è una profezia futura, perché Gog e Magog non è stato distrutto, e la così chiamata terra dei russi, ok? Anzi, prendiamo un altro precetto prima di tornare, il libro di Isaia capitolo 19 e versetto 2, che dice: e metterò gli egiziani contro gli egiziani, e combatteranno ciascuno contro suo fratello e ognuno contro il suo prossimo, città contro città e regno contro regno. Ok, vedete qui: e metterò gli egiziani contro gli egiziani. Questo vi dà un indizio e vi fa capire che il così chiamato Gog, i russi, sono della stessa stirpe degli europei, degli americani. Ok, sono sempre della stirpe malvagia. E cosa succederà? Il padre li metterà tutti contro essi. Ok, questo è una profezia del futuro. Ok, e l'Egitto qui rappresenta schiavitù, la terra di schiavitù, perché anche i russi fanno
parte, lavorano insieme con gli americani e comunque sembra che sono nemici. Il padre comunque sta mettendo la separazione pian pianino. Hanno sempre lavorato, collaborato insieme, ok? Per tenere tutto il mondo sotto, ok? Io spero che abbiate capito da questi precetti, e torno di nuovo in versetto 8 e dice: e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, la NATO, Gog e Magog, per adunarle alle battaglie. Il loro numero è come il numero della sabbia del mare, ok? E salirono sulla superficie della terra e assedieranno il campo dei santi e la città di Letta. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò, ok? È quello che abbiamo letto prima, che il fuoco verrà fuori dalla bocca del padre e li consumerà, ma non è proprio direttamente dalla propria bocca, è dalla bocca dei cari, i così chiamati UFO, ok? E li divorerà, perché loro crederanno, si raduneranno nella valle di Yahweh Shaphat, ok? E loro lì cercheranno di combattere contro Yahweh Shai. E cosa succederà? Perderanno, ok? E il diavolo che li aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e falso. Anzi, qui, vedete, e salirono sulla superficie della terra e assedieranno il campo dei santi e la città di Letta. Ok? C'è la profezia. Anzi, andiamo a prenderlo velocemente. Vediamo se la trovo così. No. Oh. Perdonatemi. Ok. Gioele 3:2. Vediamo il libro di Gioele 3:2. Ok. Gioele 3:2. Radunerò anche tutte le nazioni e le condurrò giù nella valle di Jehoshaphat, che sarebbe Yahweh Shaphat nell'antico ebraico, ok? Dove le supplicherò per il mio popolo e per la mia eredità Israele, che hanno disperso fra le nazioni e hanno diviso il mio paese, ok? E lì il padre gli farà guerra, ok? Ed è quello che è qui, ok? Perché loro, il problema loro è quello di sterminare la stirpe del padre, i veri santi, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. Tutti i plotti che fanno, anche finora, che dicono che vogliono salvare il mondo, vogliono avvelenare tutti, è tutto per sterminare la stirpe santa, ok? Il diavolo che li aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E qui è molto importante, perché tutte queste chiese li spiegano come fosse esiste l'inferno, come la mitologia greca. Questo sta parlando del fuoco che verrà fuori attraverso le bombe atomiche, e il diavolo che è la madre, che è America, ok? America prima sarà tutto bruciato, America sarà inabitato per sempre poi. E ho fatto già la lezione riguardo tutto questo, la fine di America, ok? E vedete, il falso profeta rappresenta il cattolico romano, il papa là, ok? È lui il falso profeta, e tutti sotto di lui, tutte le chiese, i battista, i mormoni, e come si chiama,
testimoni di Geova, Islam e tutti questi sono tutti i falsi profeti. Verranno tutti distrutti, ok? Tormentati giorno e notte nei secoli di secoli, perché anche dopo la loro morte rincarneranno e torneranno sempre nella stirpe malvagia e saranno schiavi per sempre, ok? Poi dopo mille anni verranno tutti i figli di Esaù, verranno sterminati, ok? Andiamo avanti. Infatti qui vedete da versetto 11 comincia a parlare di nuovo dei santi. Ora torniamo dove avevamo lasciato, versetto 4, ok? Perciò avete visto che qui abbiamo letto fin da versetto 1 a versetto 3 e siamo, anzi, c'è un precetto che non ho fatto vedere qui. Ok, e il diavolo che le aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte. Vi leggo velocemente dal libro di Isaia 47, che è un bel libro. Inizio dal capo. Scendi e siediti nella polvere, o vergine figlia di Babilonia. E questo è America, ok? Che è quello che li ha sedotto. Il diavolo che li aveva sedotto fu gettato. Perché è America che ha creato, è così chiamato NATO, come vedete. Ho fatto un video riguardo anche quello. Siediti per terra, non c'è trono, o figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera e delicata, perché ora è conosciuta come il paese più potente al mondo, ok? Prendi le macine e macina la farina, scopri i tuoi riccioli, spoglia la gamba, scopri la coscia, passa sopra i fiumi. E tutta la fine, questa macina sta parlando di schiavitù, ok? La tua nudità sarà scoperta, tutta la sua menzogna saranno tutti scoperte, la scoperta è già iniziato, ok? Perché chiunque sa già delle menzogne, del plotto degli illuminati, queste cose qui, la sua nudità sta diventando scoperta. Sì, la tua vergogna sarà vista, mi vendicherò e non ti incontrerò come un uomo. Yahweh Shai non torna come un uomo. Dovete togliere dal cervello che tornerà il Messia e saranno tutti felici, abbraccerà tutti. No, torna proprio a far male. Torna a far male. È già venuto a fare tutto, a far vedere tutto l'amore. È venuto come la capra. Sì, come l'agnello. È già venuto come l'agnello. Ok, che cosa è l'agnello? L'agnello è tranquillo, ok? Ma questa volta torna come un leone. Leone è feroce. È già tornato come l'agnello, ok? Si è sacrificato come l'agnello, ma questa volta torna come leone. Leone è feroce. Se non l'animale più feroce, sarà tra i più feroci. E lui questa volta torna come leone, ok? In quanto al nostro Redentore, il suo nome è l'Eterno degli Eserciti, il Santo di Israele, ok? Siedi in silenzio e entra nelle tenebre, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata Signora dei Regni. America è radirato con il mio popolo, America e tutti i suoi complici, che America sono fratelli dei russi. Ricordatevi, vengono dalla stessa stirpe, ok? E altri paesi europei, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia. Non per togliere il fatto che ci sono molti figli di Israele mescolati in questa terra qui. E quei figli devono svegliarsi e venire fuori, se no appatteranno a tutte queste cose qui. Ero adirato con il mio popolo, ho contaminato la mia eredità e l'ho data nelle tue mani. Tu non hai mostrato loro pietà. Sull'antico hai imposto molto pesantemente il tuo giogo. E tu hai detto, sarò una signora per sempre. Così non ti sei messo a cuore queste cose.
Non ne ti sei ricordato dell'ultima fine? Sì, hanno preso schiavi i suoi santi, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Non hanno perdonato nessuno. Finora siamo sempre sotto, calpestati. Non possiamo arrivare in certi livelli nella società, non importa quanto studi. E coloro che arrivano in certi livelli sono coloro che sono pronti a vendere la propria anima, ok? Sono pronti a fare la volontà dei malvagi, ok? E se tu non sei pronto a fare la volontà dei malvagi, non puoi mangiare sullo stesso tavolo con loro, ok? Infatti questo è il loro regno. E mi fermo qui, sarebbe giusto leggere di più là, ma mi fermo, spero di aver fatto capire già il punto che volevo far capire. Ora torniamo al versetto 4, che dice: questo è tutto un altro tempo. Abbiamo visto il tempo dei serpenti antico, ok, che ha sedotto il mondo, ok, la fine che farà. Ora, dal versetto 4 parla di quando torna Yahweh Shai, ok, e vediamo. Poi vidi dei troni, ok? A quelli che vi si missero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Yahweh Shai e per la parola di Yahweh, e di quelli che non avevano adorato la bestia, che è il sistema, né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte o sulla loro mano, che è il microchip, e è tutto connesso anche assieme a questo veleno, il V, ok? Essi torneranno in vita e regneranno con Yahweh Shai per 1000 anni, ma questo 1000 anni rappresenta per sempre, ok? 1000 anni, perché per i primi 1000 anni saremo occupati per mettere ordine a tutto, ok? Da tutta la distruzione che questo diavolo ha fatto ora, da tutte le piante geneticamente modificate, da tutte le inquinazioni e anche dai corpi dei morti che saranno dappertutto, ok? Allora dovremo occuparci di farli lavorare e di mettere tutto in ordine, che possono anche durare 1000 anni questo processo qui, ma il trono di Yahweh Shai sarà per sempre. Anzi, andiamo a prendere un precetto veloce nel libro di Mica. Mica capitolo 4. Ma negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno, Yahweh, sarà stabilito in cima ai monti e sarà innalzato al di sopra dei colli, e le persone vi affluiranno, e molte nazioni verranno e diranno: vieni e saliamo al monte dell'Eterno e alla casa dell'Iddio di Giacobbe, ok? E queste nazioni sta parlando di tutte le israeliti sparse in diverse nazioni, ok? Ed egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri, perché la legge uscirà da Sion e la parola dell'Eterno da Gerusalemme, ed egli giudicherà fra molta gente e rimprovererà nazioni forti lontane, ed esse trasformeranno la loro spade in vomeri e le loro lance in archi da portatura. Nazioni non alzerà la spada contro nazioni, né impareranno più la guerra, ok? Ma siederanno ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, e nessuno più di loro paura, ok? E nessuno li farà avere paura, per la bocca del Signore degli eserciti ha parlato esso, ok? E questo sarà la fine del nuovo regno, l'inizio del nuovo regno, quando questi malvagi verranno messi via, fuori, ok? Andiamo avanti. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione, ok? Beato
Beato e santo è colui che parteciperà alla prima risurrezione, ok? Su di loro non ha potere la morte seconda, ok? Ma saranno sacerdoti di Yahweh e di Yahweh Shai e regneranno con lui quei mille anni là, ok? Questi saranno coloro che moriranno a causa di Yahweh Shai qui, perché arrivano tempi duri, come avevo detto, tempo di cui se non prendi questo veleno che ti porta a prendere il marchio della bestia, che sarà ancora più dura, ok, non potrai partecipare a niente in questa civiltà qui, ok? Tanti per questa verità verranno chiusi in carceri e uccisi, ok? E questi qui saranno risusciteranno quando torna Yahweh Shai, ok? Andiamo a prendere altri precetti. Infatti, libro di Micah, capitolo, leggo versetto 8. Libro di Micah, capitolo 4, versetto 8. E tu, o torre del gregge, forte fortezza della famiglia di Sion, e te verrà, a te verrà, sì, il primo dominio, il regno verrà alla figlia di Gerusalemme, ok? La figlia di Gerusalemme, che vuol dire i figli di Yahweh Shai, i santi di Yasharala, coloro che hanno conosciuto la verità qui e hanno fatto tutto per mantenere questa verità fino al ritorno del Padre. Ora, perché gridi ad alta voce? Non c'è re in te? Il tuo consigliere è perito, poiché i dolori ti hanno preso come una donna in travaglio, ok? Soffri e lavora per pastorire, o figlia di Sion, come una donna in travaglio, perché ora uscirà dalla città, dimorerai nel campo e andrai anche a Babilonia, se sta parlando di dopo, ok? Sta parlando di quello che succederà alla fine, ma per ora che abbiamo trasgressato i comandamenti, succederà tutto questo. Non erano i punti che volevo leggere. Dunque prendo il libro di Isaia, capitolo 14. Se l'avevo, no, non l'ho letto. Isaia 14, che dice: poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe e sceglierà ancora Israele e li stabilirà nel loro paese, e gli stranieri si uniranno a loro e si uniranno alla casa di Giacobbe, ok? E il popolo li prenderà e li condurrà al loro posto, e la casa di Israele li possederà nel paese dell'Eterno per i servi e le serve, ok? Tutte le altre nazioni saranno i nostri servi, ok? E li prenderanno prigionieri di cui erano prigionieri e domineranno i loro oppressori. Noi domineremo di nuovo sui nostri oppressori che stanno oppressando adesso, ok? Non esiste che tutte le menzogne che dicono la Chiesa, ok? La verità è tutta un'altra, ok? E avverrà quei giorni in cui l'Eterno ti dirà: riposo dal tuo dolore, dal tuo timore e dalla dura schiavitù in cui sei stato costretto a servire, ok? Affronterai questo proverbio contro i re di Babilonia e dirai: come è cessato l'oppressore, la città d'oro è cessata, ok? Sta parlando di America, ok? E il regno di questi malvagi qui, ok? Perdonatemi un attimo che metto in carico. Eccoci qui. Come vedete, ok? Prendiamo un altro precetto, libro di Atti. Libro di Atti 17 e 26. Perché questo regno è solo per gli israeliti, ok? E tutti quelli che raduneranno con loro per andare a servire lì sono le diverse nazioni, i figli di Israele sparsi nelle diverse nazioni. Ok, per esempio qui in Italia ce ne sono i veri stirpe di Yahweh Shai che sono nati qui. Ok,
che non hanno mai saputo che loro appartengono alla casa di Yasharala. Loro poi uniranno alla casa di Yasharala, ok? E dice, Atti 17:26, e ha fatto di un solo sangue tutte le nazioni degli uomini, perché dimorassero su tutta la faccia della terra, e ha determinato i tempi prima fissati e i limiti della loro dimora. Questo è molto profondo, perché ora stiamo il Padre ha creato delle nazioni, ok? Vedete? Di un solo sangue tutte le nazioni degli uomini, ok? Il Padre ha creato le nazioni. E che cosa hanno fatto questi uomini bianchi adesso? Hanno cambiato nomi per fare confusione. È quello, il diavolo è andato a ingannare il mondo. È quello che hanno fatto questi così chiamati uomini bianchi. Ok, ora torniamo. Versetto 7. Sì, abbiamo già letto il versetto 7 e siamo fermati a... Era 10. Ho fatto così per farvi vedere che c'è una cronologia da seguire qui, perché se lo leggete direttamente potete non capirlo, e l'ho fatto così per spiegarvi di più. Avevamo letto fino a 10, ora torniamo a 11. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Ok, la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Questo sta parlando di Yahweh Shai. E vidi i morti, grandi e piccoli, i piedi davanti al trono. No, questo è Yahweh, ok? Il libro furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. Ok? E i morti furono giudicati dalle cose scritte nel libro, secondo le opere. Questo libro sono le scritture, ok? Perché la legge è nelle scritture, è nella scrittura, ok? Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte dell'Ades restituirono i loro morti, ok? L'Ades vuol dire, non vuol dire tutte le calunnie che hanno detto. Vuol dire proprio dove mettono i morti, i caschi che mettono i morti, okay, i pozzi che fanno per i morti. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte dell'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. Perché... Questa vita senza la verità, dovete capire che è un pozzo dei morti, ok? Perciò coloro che non si svegliano da questa verità, sembra che stanno vivendo dentro i caschi dei morti. Quando vieni in questa verità, allora hai la vita, ok? Perciò coloro che non si svegliano da questa morte, non sapendo la verità, verranno tutti gettati nel fuoco, ok? Che sarà la distruzione ad avvenire. Attraverso le bombe nucleari, quando getteranno quelle bombe, questi parteciperanno alla morte, ok? Che è la seconda morte, ok? Perché la prima morte era attraverso l'acqua, il diluvio di Noè. Detto questo, spero che avete capito, spero che lo Spirito vi ha guidato e spero che è stato edificante. Yahweh Bashem, Yahweh Shai volendo, faremo anche i rimanenti di questo libro, così la chiudiamo. Okay, detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rukah Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.